Le sfide dell'agroalimentare pugliese, dalle produzioni alla tutela del lavoro, tutta una serie di analisi, di interventi, di iniziative che mirano certamente a valorizzare il nostro prodotto, a valorizzare le eccellenze appunto pugliesi, ma con un occhio particolare rivolto alle problematiche occupazionali. Vari soggetti che si stanno susseguendo nel relazionare appunto con riferimento a queste tematiche, vari soggetti attori tra virgolette per così dire di vari settori, di vari comparti che devono appunto apportare un risultato, anzi più risultati fondamentali ai fini appunto e della valorizzazione del prodotto, dei prodotti e ai fini appunto di uno sviluppo economico, occupazionale. Stefano Mantegazza, segretario nazionale della UILA. Dunque, dicevamo, queste due esigenze. Innanzitutto dare lustro ai nostri prodotti, perché dobbiamo, come dire, saper vendere la nostra merce, tanto più che è di qualità. Dall'altro lato però proprio l'importanza della qualità del lavoro. Sono sempre di più i consumatori che da tutto il mondo chiedono di avere la certezza che, in aggiunta alla grande qualità della nostra produzione, la qualità organolettica, ci sia anche una qualità del lavoro, quindi un riconoscimento etico che si deve aggiungere appunto alla qualità e all'eccellenza delle nostre produzioni, di quelle pugliesi in primo luogo. Ecco, è proprio a proposito della nostra regione, ecco, cerchiamo di come dire, qualificare meglio la nostra offerta. La sfida è quella di rafforzare la capacità di portare all'estero, di portare in tutto il mondo la grande qualità del Made in Italy. Per farlo è di straordinaria importanza l'eccellenza delle produzioni, ma anche un supporto logistico che ci consenta di vincere la sfida che la grande distribuzione chiede, cioè di avere certezza di quantità e di qualità di derrate alimentari. L'importanza della qualità del lavoro, qual è la ricetta giusta per assicurare questa qualità? E noi dobbiamo puntare a far sì che all'interno dell'etichetta che definisce la certificazione del rispetto dei contratti e delle leggi sociali. L'agroalimentare che si può considerare, non dico antitetico, ma comunque può rappresentare una valida alternativa alla grande industria, può essere una sfida proprio per la nostra Puglia. Assolutamente sì, dati di marzo dell'Istat, più 6% l'export italiano, più 13% quello agroalimentare in particolare, quindi una grande potenzialità verso l'intera Europa e verso i paesi extra UE. È la dimostrazione che sempre di più l'agroalimentare italiano diventa uno delle fondamenta fondamentali per lo sviluppo e la ripartenza di questo paese. Onorevole De Castro, valorizzare le nostre eccellenze, valorizzare il brand Puglia nell'ambito appunto agroalimentare, con ovviamente l'appoggio, il sostegno dell'Unione Europea. Questa è la strada e noi ci auguriamo davvero che anche questo cambio regionale possa costituire un'occasione per rilanciare un settore agroalimentare che sta dando già tante soddisfazioni alla nostra regione, sia in termini occupazionali, sia in termini di crescita e di crescita dell'export. Naturalmente ci auguriamo anche che possa diventare davvero un progetto della prossima giunta regionale e che ci possa essere una sfida intorno ai grandi settori trainanti di questa regione, il vitivinicolo, l'olivicolo, l'ortofrutticolo, il conserviero e lattiero caseario, settori che oggi, di fronte a una crisi economica ancora che morde, è davvero l'unico settore che sta mostrando segni positivi, va aiutato a crescere ancora. Le difficoltà che avete trovato, ecco, in questi anni di mandato, quindi gli ostacoli che sono stati dimostrati,
e gli obiettivi futuri da perseguire. Ma il tema rimane sempre quello, la nostra atavica difficoltà nell'organizzazione commerciale. Siamo bravi a fare degli ottimi prodotti agroalimentari, la qualità del Made in Italy e del Made in Puglia è sicuramente straordinaria, però poi spesso non riusciamo a valorizzare l'aspetto commerciale, che è poi quello che fa reddito, che è poi quello che traduce quel valore in redditi per i nostri agricoltori, per i nostri lavoratori. Il suo giudizio sull'impegno dei nostri imprenditori nel settore agroalimentare, i loro sforzi, quello che stanno cercando di porre in essere. Diamo esempio al settore vitivinicolo. Il settore vitivinicolo ha subito in Puglia un vero e proprio rinascimento, dai vini da taglio che vendevamo ai produttori del nord che trasformavano in valore, siamo riusciti a fare della vitivinicoltura pugliese in generale una straordinaria occasione di crescita. Dobbiamo farlo in tutte le filiere. Ecco, quello che abbiamo fatto nel settore vitivinicolo lo dobbiamo portare a casa in tutte le filiere. Grazie. Pietro, buongiorno, segretario regionale della UILA Puglia. Ecco, prima di addentrarci relativamente appunto agli obiettivi che l'iniziativa di quest'oggi intende raggiungere, intende perseguire, ecco, facciamo quasi un excursus, no? Una genesi di questa iniziativa, come è nata, quali sono state le difficoltà, tra virgolette, se ci sono state nel porla in essere, e quindi ecco, andiamo un po', come dire, nel dietro le quinte di questa iniziativa, perché sì, ovviamente alla base del prodotto finito c'è certamente un grosso lavoro da parte organizzativo della segreteria. Certo, la UILA di Puglia ha voluto mettere in campo, siamo un'organizzazione importante che rappresenta un numero grande di lavoratori agricoli, abbiamo circa 40.000 iscritti, la necessità era quella di cercare di mettere insieme tutta la filiera del mondo agroalimentare, da quelle europee a quelle regionali, per cercare di capire la situazione, lo status dell'agroalimentare in Puglia. Quindi per questo abbiamo voluto organizzare, alla presenza di migliaia, di centinaia di lavoratori e di lavoratrici di tutta la Puglia provenienti da Lecce, da Foggia, da Brindisi, da Taranto, dall'intera Puglia, quali sono gli obiettivi e soprattutto le proposte che vorremmo fare alle istituzioni per il rilancio dell'agricoltura. Ecco, sinteticamente alcuni punti nodali, da fare al fazzoletto e da proporre ai soggetti istituzionalmente preposti. Il tema del convegno di oggi sono i prodotti di eccellenza legati alla tutela del lavoro. Quello che ci sta a cuore è proprio la tutela del lavoro. Pensiamo che non ci possano essere prodotti di qualità se non sono seguiti da lavoro di qualità, quindi rispetto dei contratti, no al caporalato, no al lavoro nero, non al sottosalario. Questi sono i temi principali su cui la UILA si batte, questi sono i temi principali su cui il sindacato dei lavoratori agricoli si batte, quindi questo è lo scopo di inseguire in un certo momento in questa fase le istituzioni per capire quali saranno le attività anche di vigilanza alle soglie della prossima campagna anche ortofrutticola che verrà messa in campo dalle ciliegie alle angurie a Lecce, ai pomodori a Foggia, capire quali saranno gli interventi delle istituzioni per cercare di combattere un fenomeno come quello del caporalato che ancora purtroppo attanaglia la nostra regione. Il sistema Puglia raffrontato e rapportato al sistema Italia più in generale nell'ambito del comparto agroalimentare. Certamente la Puglia risente maggiormente di una mancata aggregazione in un certo senso delle aziende. Abbiamo prodotti di eccellenza come può essere l'olio, il vino, la pasta, ma abbiamo anche tanti prodotti che purtroppo, non essendoci aggregazione delle aziende e non essendoci una commercializzazione aperta, purtroppo risentono di una chiusura dei mercati e quindi i nostri prodotti, a differenza magari di quello che può essere ad esempio il parmigiano reggiano, non riescono a conquistare pezzi di mercato anche all'estero, e questo chiaramente crea difficoltà all'economia della nostra regione. Perfetto, grazie. Aldo Pugliese, segretario regionale della UIL Puglia, il ruolo di coordinamento in questa iniziativa da lei posto in essere e ovviamente da tutta la segreteria regionale. A me incombe il ruolo di coordinamento di questa bella iniziativa, dalla quale praticamente non vuole essere soltanto una passerella di interventi, ma vuole essere invece un momento di riflessione per quanto riguarda l'agroalimentare industriale, sia a livello di Unione Europea per quanto attiene i fondi comunitari,
dove l'Unione Europea ha bocciato in linea totale praticamente per quanto riguarda i FESR, cioè i fondi di competenza dell'agricoltura. Il piano che è stato presentato dalla Regione Puglia è stato completamente bocciato, sia perché poi per quanto riguarda quindi il ruolo della Regione in un'attività che ancora oggi è un'attività primaria, e dove ci sono una serie di grossi problemi in questa regione, sebbene molte aziende abbiano chiuso battente, però la Puglia oggi continua ad avere il primato nell'attività agricola e agroalimentare industriale. Quindi da qui partiamo per rilanciare l'iniziativa e cercare praticamente di contribuire alla soluzione dei problemi dello sviluppo e dell'occupazione nella fattispecie nell'agricoltura e nell'agroindustria. Un'alternativa alla grande industria, ecco, ricco anche che provengono dalla grande industria. Ma un'alternativa senz'altro alla grande industria, perché noi praticamente qui abbiamo praticamente parliamo di grande industria inquinante, ben inteso. Parliamo di grande industria inquinante, dove io aggiungo che praticamente se si utilizzano le moderne tecnologie, che però praticamente comportano un determinato praticamente anche la grande industria può non inquinare, basta investire, cosa che purtroppo in larga parte in Puglia a partire dall'Ilva non è stato mai fatto. Parliamo praticamente qui, poi dobbiamo tenere presente che il 90% del sistema industriale in Puglia è a livello artigianale e interessa fortemente soprattutto il settore dell'agroindustria della nostra regione. Okay, Emiliano, l'importanza del comparto agroalimentare, la terra di Puglia vive varie sofferenze in termini di grande industria, ecco un'alternativa valida su cui certamente puntare anche alla luce proprio delle eccellenze della nostra offerta. 270.000 imprese, il 15-16% del PIL pugliese, una capacità produttiva senza precedenti, fondata anche in buona parte sulla esportazione, quindi capace di aumentare il reddito base della Puglia e soprattutto con una possibilità di espansione nel futuro nel costruire anche l'avvicendamento generazionale nelle aziende che può dare grandissime soddisfazioni e probabilmente farci uscire anche da un modello monoculturale fondato sulle industrie ad alto impatto ambientale. L'iniziativa vuole coniugare certamente la valorizzazione dell'eccellenza dei nostri prodotti ma anche assicurare appunto la regolarità, la qualità del lavoro, un lavoro sicuro, un'occupazione che rispetti tutti i crismi. Ovviamente uno dei problemi in agricoltura è assicurare il rispetto e la sicurezza dei diritti dei lavoratori e ovviamente contemporaneamente dare certezza alle aziende di poter contare su una manodopera qualificata e capace ovviamente di migliorare nel tempo per dare a ogni impresa la possibilità di avere in tutte le fasi della produzione il massimo della qualità possibile. Per concludere, una Puglia che non deve essere certamente la sorella minore rispetto alle altre regioni pugliesi in ambito agroalimentare, considerando la qualità dei nostri prodotti, considerando il marketing territoriale, considerando il turismo, un trinomio, mi passi questo neologismo, da realizzare. Beh, la Puglia è la regione numero uno d'Italia per la capacità produttiva in agricoltura, peraltro a differenza di altre regioni ha tutte produzioni di eccellenza, dobbiamo essere capaci di vendere insieme il prodotto e il territorio a tutti i livelli, compresa ovviamente l'opzione culturale e turistica, tutte cose che ci impegneranno nei prossimi anni. Ida Cardillo, segretario regionale UILA Puglia. Beh, certamente c'è tanto da realizzare nell'ambito appunto agroalimentare. Ecco, tracciamo un po' un bilancio di quello che si è raggiunto e di quello che si intende porre in essere.
Sì, se dovessimo fare un bilancio sarebbe sicuramente un bilancio positivo, a dispetto di quello che poi emerge a livello comunicativo, perché quando si parla della regione Puglia in genere si fa riferimento in particolar modo all'Ilva, cioè l'economia che gira intorno all'Ilva e dentro l'Ilva è quello che la fa da padrone. Invece noi sottovalutiamo che il comparto agricolo è un comparto importante che comporta appunto il movimento di economie non meno importanti rispetto a quello dell'Ilva e che considera la presenza di migliaia di lavoratori, in particolar modo ad esempio a Taranto, nella mia provincia di riferimento, sono 30.000 addetti che lavorano, quindi 30.000 famiglie che sopravvivono e anche diciamo vivono decentemente grazie a questo lavoro, in particolar modo il lavoro femminile, perché il lavoro agricolo, il comparto agricolo è un comparto in controtendenza, cioè considera più donne prevalentemente rispetto agli uomini e quindi questo è discriminatorio e contrario. Quindi se noi ci teniamo anche alle, diciamo, all'aspetto del lavoro femminile, alle nostre lavoratrici, dobbiamo sostenere e fare in modo che nel tempo le condizioni di lavoro possano essere sempre un comparto agricolo che certamente potrebbe favorire, potrebbe assecondare le vocazioni naturali del territorio? Beh, sicuramente niente come il lavoro dell'agricoltore, allo stesso tempo è un lavoro che serve per sostentarsi ma anche per tutelare il territorio sotto l'aspetto paesaggistico, sotto l'aspetto naturalistico e sotto l'aspetto anche, cosa non meno importante, e lo stiamo vivendo in questo momento di Expo, dove l'importanza del cibo legato anche alle colture originarie, al territorio, alle etnie, trova appunto la sua, il suo acume, il suo punto più alto, e quindi sicuramente il lavoro, insomma, agricolo è strettamente legato anche con la tutela del paesaggio. Questo. Parliamo di legalità del lavoro e il pensiero non può non andare al triste fenomeno del caporalato. Una piaga, veramente uno schiavismo, un sistema schiavistico che nel 2015 sembra davvero pazzesco, ma purtroppo perdura. Ahimè, perdura, si aggrava, si evolve e non si involve, cioè nonostante quelle che sono le nostre istanze, le nostre denunce, noi facciamo di tutto, purtroppo il sistema è talmente radicato che questo non si riforme che scientificamente quasi scientificamente sì, lo studiano e lo sanno fare anche bene chi insomma opera in questo senso. Noi ovviamente ce l'abbentiamo tutta perché conosciamo noi quando si parla di lavoratori, di disoccupati, di casi integrati, qualcuno conosce i numeri, noi conosciamo nomi, cognomi, numeri di telefono, sappiamo le loro storie, vengono nei nostri uffici, ci raccontano tutte quelle che sono le loro problematiche, quindi ci teniamo particolarmente, come se tenessimo la nostra famiglia, a migliorare le loro condizioni di lavoro, e vi posso garantire in special modo di questi periodi laddove il ricatto occupazionale è molto più sentito, che i lavoratori sono fortemente oppressi, sono fortemente ricattati, sia in termini di salario ma a maggior ragione per quanto concerne le condizioni umane, cioè il trattamento umano è peggiore oggi rispetto a 20 anni fa. Questo è una cosa, insomma, che dobbiamo combattere, ovviamente non solo noi ma anche gli organi preposti, l'ispettore del lavoro, l'ispettore dell'INPS, ci vuole più capillarità. Un'azione sinergica, ma fatta in maniera efficace, perché così come viene fatta purtroppo risulta essere assolutamente inefficace e non produce assolutamente nulla. La ringrazio. Antonio Trenta, segretario provinciale, responsabile provinciale della UILA Taranto. Dunque l'impulso che va dato al comparto agroalimentare, ecco, considerando soprattutto, con riferimento all'area ionica, il problema, il dramma della grande industria, e quindi una alternativa davvero per risollevare l'economia e per dare una sterzata a 360 gradi.
Noi siamo pienamente convinti che la nostra provincia, quella di Taranto, può veramente puntare molto sull'agroalimentare, ma non soltanto sull'agricoltura. Noi non ci dobbiamo dimenticare che a Taranto in particolare abbiamo anche la risorsa mare che non viene assolutamente sfruttata, tant'è vero che bisognerebbe fare degli investimenti in tal senso. Ad esempio non esistono delle aziende di trasformazione dei prodotti ittici, dunque noi, oltre a guardare all'agricoltura come alternativa alla grande industria, che è un'occasione importante, soprattutto in questo periodo dove nel 2015 c'è questo evento importantissimo a Milano che è Expo 2015, noi chiediamo alle istituzioni, ma soprattutto alla Regione Puglia, di investire molto di più in questo settore, che potrebbe essere veramente una prospettiva futura per cercare di risollevare l'economia sia tarantina che pugliese. Dicevamo molte le difficoltà del territorio ionico, ecco, attraverso questo convegno ecco, si potrebbero anche, come dire, enucleare dei punti fondamentali, degli impegni con i soggetti istituzionali preposti settore per settore a vario titolo. Assolutamente sì, noi ad esempio abbiamo un territorio che dovrebbe essere salvaguardato, abbiamo una situazione abbastanza drammatica per quanto riguarda i consorzi di bonifica. Noi, dei quattro consorzi commissariati in Puglia, uno, quello di Taro ad esempio, è un consorzio commissariato. Bisognerebbe puntare molto su questo territorio, cosa che invece purtroppo non si fa, e dunque noi chiediamo a chi sarà eletto nelle prossime... Perché lo manderemo dopo, allora, riprendiamo da qui. Noi chiediamo che ci sia particolarmente attenzione, no, al territorio, e per poterlo fare servono le risorse. Le risorse bisogna mettere a disposizione, basta con questi commissariamenti, bisogna decidere che se i consorzi ad esempio devono esistere, devono funzionare, perché sennò a questo punto non ci servono dei consorzi che funzionano. Luigi Vizzino, segretario territoriale della UILA di Brindisi, le sfide nell'ambito agroalimentare e le difficoltà che ci sono, pensiamo al triste fenomeno della xylella. Sì, occorre razionalmente affrontare i problemi gravi che attraversiamo in questi giorni, ma sicuramente con la serenità che ci proponeva il ministro De Castro, nel senso che noi dobbiamo essere consapevoli che è una difficoltà che sta attraversando una cultura che è patrimonio storico, culturale di questo territorio, si deve affrontare con la serenità necessaria e con l'efficacia che è dovuta per contrastarla in maniera risoluta. Studi, approfondimenti, valorizzazione di ciò che è alla nostra portata, buone pratiche culturali da troppo tempo disattese. Questo è il segnale che noi dobbiamo riportare nel Paese per ridare slancio, generosità, ma anche prospettiva e possibilità al settore. Dunque un convegno, un dibattito, quello organizzato dalla UILA sul comparto agroalimentare a 360 gradi, andando a sviscerare le varie problematiche analizzate con vari soggetti rappresentativi di altrettanto vari settori. Varie le proposte, diverse, tutte però aventi un unico minimo comune denominatore. Quello di esaltare, passatemi l'espressione forte, il nostro settore, quello appunto agroalimentare pugliese, valorizzare le eccellenze del territorio e costituire in questo modo una valida alternativa alla grande industria.